tutto pronto per la decima giornata della Serie A. Noi tra poco ci gustiamo un Dolomiti Energia Trentino Umana Reyer Venezia. Il primo tiro è di Biliga e poi due punti clamorosi. C'è il cambio, Baldwin si riprende Tucker, che adesso ha un quarto di campo, deve forzare da tre punti. Questo invece si chiama Andres Grajulis. Gioca a due, aiuta Grajulis, aiuto profondo, alla fine Rayjon Tucker. Bene Casarin, alla fine Hub. Si gioca ancora per Baldwin, che aveva idea di prendersi quel tiro. Mentre qui ancora Forrae, e questa volta Cook si può sfogare. 30-15. Rimane con Tessitori, può prendersi la tripla e segnarla. De Nicolao rischia la scivolata, poi va da Tucker e deve forzare a 3 secondi dallo scadere dei 24. Rayjon Tucker. Wilcher nell'angolo, Tucker appena segnato, ovviamente ne arriva un'altra. Ancora Hub, alzata, clamoroso tocco vincente di Paul Biliga. Hub dietro schiena due volte, Grajulis sta tre, eccolo qua l'highlight del primo tempo. Qua Biliga lo cancella con un poster perfetto. Keep playing the same way they were doing. We're doing controlling the rebounds, controlling the pace and running our stuff. As the team chairman, we have to continue with, where we started. Qui palleggio resta e tiro di Casarin. L'attacco di Grajulis che poi viene rifornito e spara! Tucker, vediamo se ricomincia a lavorare dentro da Sims. Bella virata, bella soluzione. Mentre qui c'è una collisione, Tucker Parks se ne accorge. Hub, incredibile tripla. Parks, confermo i 3 secondi. Parks arresto e la palla morbida. Wilcher contro Ellis, finta, palleggio, arresto e tiro e tripla di Kyle Wilcher. Finta di consegnato, Udom cerca la palla, canadese ha messo i piedi in area, adesso per Udom è dura. Queen Ellis. Sempre il solito da una dozzina d'anni. Toto Forrai rallenta il terzo tempo. Tucker prova a crederci ancora. Quattro ruote motrici, si protegge da Cook. Udom, difficile contro Casarin, super canestro di Mattia Udom. Ma che partita ha giocato l'Aquila, che sta facendo canestro da tutte le parti. E questo è il finale. Dal Palatrento vince la Dolomiti Energia 106 in una partita veramente favolosa, 79 quelli della Reyer. Credo che l'abbiamo preparata bene, siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto.